Lago, bici da enduro, ma soprattutto... Ciao ragazzi! Lollo Lacustre! Siamo sul Lago Maggiore a Laveno Mombello. Questo match Toto più Lollo Lacustre è molto multiverso. Cioè, da dove è nato questo incontro? Calma, adesso lo spieghiamo poi nel video. Però vi ho fatto vedere la bici da enduro nuova, ho cambiato dei pezzi e adesso è diventata veramente zarra. Lui non l'ha ancora vista, facciamo una piccola reaction. Sono pronto, vai. No. Guarda i raggi. Che hit. Questa è molto zarra. La cosa particolare, il mio sponsor, ma è una marca famosa che fa le ruote proprio molto particolari, che però non si meritano di essere messe nel video. Approvata da Lollo? Ah, super approvata. L'altro giorno gli ho detto: dai, andiamo a fare un bel urban down. Mi fa: va bene, va bene. Io, mio padre, che ha tipo la Bianchi, bici devastante, se non sbaglio addirittura l'elettrico. Che in realtà mi ha detto che di suo fa. Sì, giusto? L'ho rubata per questo rubata video. Lo vedrà su YouTube. Ciao. Il bello che mi ha detto: vengo con l'e-bike, che così almeno ti sto dietro perché tu pedalerai. Ma va a cagare. Ho sbagliato completamente. Ho sbagliato, ragazzi. Vabbè, però ci sta. Cioè, tu vai sempre in bici, io sono a casa a giocare ai videogiochi, capito? C'è un dislivello di un certo tipo. Va bene, visitiamo questo Laveno Mombello. Ah, ragazzi, prima di continuare col video, vi ricordo che è uscito il mio nuovo merch su Formlab. E solo per questo video abbiamo deciso di nascondere all'interno del video un codice sconto che vi darà diritto a uno sconto gigantesco. Ma sarà disponibile solo per le 5 persone che riescono a mettere insieme tutto il codice. Chiaramente poi da inserire su Formlab. Guarda, qua c'è già un bellissimo muretto che si può usare. Oh, tieni conto che tu devi essere da guida, devi star davanti. Questo è bello, diretto subito. Mamma mia, quello è pazzo. Fai anche te, Ricky? Occhio che deve saltare giù. Faccio passare. Ah, aspetto stasera, figa. Cosa è successo? Ah, cazzo. Guardalo, guardalo. Boom! Lui è bello rigido. Io sono un professionista, già visto. È vero, hai ragione comunque, non sto scherzando. Io sono un professionista di un'altra cosa, ma sono un professionista. Ah sì, di? Il buon Lollo mi ha detto che l'ha messa in eco. Se c'è una salita incazzata, tu metti in turbo e io mi attacco al tuo braccio, va bene? Ma appena maledetto questo signore. Comunque mi fa ridere perché su TikTok anche tu ironizzi molto sul fatto che è difficile farti uscire di casa. Oggi siamo usciti addirittura in bici. Esatto, oggi è uscito addirittura in bici Lollo. Quindi ragazzi, minimo almeno un likeino per Lollo bisogna lasciarlo. Che poi in realtà è solo un meme, perché sono sempre fuori. Ma hai ragione, perché comunque la gente pensa che poi magari ti vede solo su Twitch. Si fa immaginazioni che tu stai sempre lì perché ti vedono solo lì. In realtà non sono bravo tantissimo in bici, ma andavo in bici e sono bravissimo coi tuffi. Ma va? No. Minchia, ma qua è aperto la svolta. Perché anche te? E minchia, a me piace un botto tuffarmi. Oh, bella rivestate. Però roba da 25 minuti. Arco di Yaz. Vabbè, quindi ragazzi, direi che abbiamo già decretato un video estivo. Dobbiamo fare una bella session di cliff diving con Lollo. Allora, qua dovete sapere, ragazzi, da questo bellissimo molo pieno di aironi, non so che cosa sono, in inverno c'è questa tradizione, tipo il 31 di dicembre, di tuffarsi nell'acqua ghiacciata. E un anno l'ho fatto anche con la febbre. Però poi sono guarito dalla febbre. Io ho questa febbre. Ah, perfetto. Bella... Ti guarisce. Esatto. Risana, purifica. Certo che lo facciamo, guarda qua. Te sei pazzo. Ma come è pazzo? Sono tre scalini, no? C'è l'acqua lì. Ecco. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Piccione. Guarda, vado a disturbare anche l'airone già che ci sono. Guardalo lì, bastardi. Ricordiamoci che io odio gli uccelli. Un'anima prende il piccione quando la testa si prende l'airone. Si vede che ha l'uccello più grande. Che bella. Minchia, ma ci sono scalinate ovunque comunque. Ciao. Bravo. Ah, bravo, non ciao. Ah, ha bravo. Detto bravo. Mollalo, mollalo. Lei è posteggiata un po' male però, Lollo, cioè. Vedi a fare Twitch dove si arriva. Se tu parti da qua, da qui molli, freni, non li tocchi, guarda.
Stai sulla bici e basta. Tipo una un po' più bassa, no? Ah, c'è questa, quindi la usiamo. Molla il freno e vai diretto. Quando sei pronto vai, molla. Vai. L'ho fatto, ragazzi. Cos'è questo posto? Poi ci sono tutte queste statue che cambiano ogni tanto. Cioè, uno struzzo che mette la testa in un cubo di Rubik. Che cazzo? Cioè, bello questo. Pensa cosa ha pensato quello che l'ha creato, ha detto. È stata una droga forte. Ci stanno per cacciare. Facciamolo prima che ci cacciano. Oh! Vai, vai, molla, molla. Guardalo. Perfetto, dai. Con calma. Devi sapere che appena avevano iniziato il cantiere l'hanno abbandonato per un botto di tempo. Sì, quello lì dietro. E mi sono abbandonato sopra lì. Porca puttana. No, bellissimo. Comunque hai una voce che potrebbe essere da cantastorie te. È bella profonda, bella. È bello quando racconti le storie. Tra l'altro, Lollo, tu che sei appassionato di sport estremi, il 12 aprile a Milano ci sarà lo show di freestyle più grosso in Italia. Mountain bike, BMX, freestyle motocross, pattini, buggy che fanno backflip. E chiaramente ci sarò anch'io. Ti assicuro che anche se non sei tanto esperto di queste cose, lo show è una roba incredibile. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Torino e io che ho partecipato avevo la pelle d'oca, talmente tanti effetti speciali e coreografici c'erano durante lo show. Mi sarebbe quasi piaciuto rimanere lì a vederlo e non girare in bici. Tra l'altro quest'anno magari vediamo di chiudere sto Oppo Twister. Quindi anche per voi da casa, ragazzi, mi raccomando, ci sono disponibili online i biglietti. Non ditemi poi che non vi ho avvisato per tempo, Intanto che sono ancora disponibili, prendeteli. E soprattutto utilizzate questo codice sconto al checkout. Comunque è più bello che il lago di Como. Cosa? Non ci posso credere, finalmente. Una persona allora, che dice questa cosa. No, Comaschi, qua io ho un beef contro di voi. Secondo me non si può battere il Lago Maggiore. Tra l'altro, dove vedi l'altro traghetto? Sì. Dovete sapere, ragazzi, che ci sono due posti in Italia dove si va a scuola in traghetto. Uno è a Venezia e uno è qua. Allora, là c'è il Piemonte e io andavo tipo in quella zona là a scuola. Sì. Poi ho anche una casa su in montagna di là, infatti grande appassionato pure della montagna. E di là c'è la Svizzera. Ormai è sua, guardalo. Dai, anche questa, fai anche questa controllata. Invece che mollarli e basta, guarda, li tieni tutto il tempo costanti, normali, così. Non va bene. Qui mi schianto. Bravo, guarda lì. Bravo, guarda lì. Questa? Cuccio. Primo giorno di scalinate per Lollo, ragazzi. Dai, pugnetto. Bella. Si va. Boom. Guarda che è entrato. Controllala. Arrivato in fondo, raga, Lollo. Grande cazzo. Sai che sono indeciso se si riesce a fare doppio, doppio, doppio. Però è che sono molto corti i pianetti. Non si riesce, cazzo, a sgapparle tutte. Troppo corte. Ma... denudato alla Veno Mombello è davvero crazy. Voi in questo video non l'avete visto perché abbiamo fatto un reel di Instagram ignorantissimo, però abbiamo lasciato Lollo in mutande. Mi raccomando, ragazzi, se non mi seguite ancora su Instagram ci sono anche lì. Comunque oggi, a differenza di tutte le altre volte, sto usando i Piuma, ragazzi, gli occhiali di autofi più leggeri che ci sono al mondo praticamente. E c'è un motivo perché si chiamano Piuma, proprio perché non sentite di averli addosso. Ma la cosa più bella è che proprio in bici non si muovono. Tutti gli scalini, tutte le compressioni, se avete gli occhiali un po' pesanti vi ballano. Questi qui, raga, potete fare quello che volete, mi è venuto anche il mal di testa, ma loro non si muovono. A differenza di quelli che fanno col pannello solare, che magari sono anche meglio se fate un giro chill, questi qua vanno bene assolutamente anche se fate un giro incazzato in downhill o in urban downhill con tante vibrazioni. Adesso che siamo belli tranquilli a pedalare, narraci un po' la tua storia con le bici. In realtà è nato tutto quando ero piccolino, perché mio padre ha sempre avuto la passione, faceva anche gare di motocross e mi ha trasmesso un attimo sta passione qui e stavo arrivando anch'io a fare cose di downhill interessanti, scendere giù da. Poi una certa, il lavoro ha preso sopravvivenza. Giustamente, E ho dato un po' più spazio al lavoro, però comunque è una cosa che mi piace un po'. Dovete sapere che in realtà io e Lollo ci siamo conosciuti a Misano l'anno scorso, grazie a Red Bull. Ci ha invitato entrambi lì, è venuto fuori per caso. Ah, perché io abito sul Lago Maggiore e vado anche un po' in bici. Ho detto, ma figa, veramente. Più recentemente adesso gli ho detto, cazzo, ma andiamo a farci un giro insieme in bici. Ed eccoci qua. Da cui è nato questo multiverso di Toto e Lollo Lacustre. Figa, ma che... Ricky, pensa avere questo terreno qua. Sai quanti salti che ci metti qua?
Va che vista, ma pensa avere quattro salti qua. Cioè, va che roba. Spettacolare. Non farmelo guardare. Dici che se uniamo le forze da YouTube e da Twitch, riusciamo a permetterci almeno un terreno del genere? Forse il terreno sì, in realtà. Anche lì. Ma qua che paradiso. Quello che ti dicevo. Proviamo ad andare a chiedere sopra al ristorante se ce lo fanno fare. Con molti dubbi che secondo me ci danno di sì. Ma usiamo la carta che sono un atleta professionista. Allora il no è quotato al 98%. Metterebbe neanche Filippo Champagne. Ecco. Volevo scendere da questo prato con tutte le cose. Si può fare o è meglio di no? Tanto che non ti fai male. Abbiamo preso un no. Invece è un sì. Davvero? È un sì. Molla, molla, molla. Freerider. Gradone. Occio. Oh. Oh, se c'era il buco morivo lì. Non lo leggi. È partito il cannone. Ah! Vai, ripido, Ricky! Duro Filippi, arriva! Sentor, passo in largo, in esterna, passa oltre la pietra! Eccoci, arriva! Devo fare altre scale. No. Scalinette, attenzione, Lollo si butta, diretto! Buono! Devi tirare e intanto dare il colpo coi pedali. Guardalo. Dai. Eccolo. Continua a pedalare che è giusto, vai. Cazzo, d'alto. C'era, eh. Ah, dai, non è neanche messo giù i piedi, l'hai ripreso poi. Ah, adesso torniamo dove siamo partiti. Andiamo a farci una gara di trazione, ecco. Vediamo chi vince. Qui in qualcosa vi riesco a battere. Forse, eh. Allora, quando ero veramente bravo ne facevo anche tipo 30. Adesso non... 30. Ti atti così e fai... Basta figa, non ce la faccio già più dopo 5. Vediamo. 4. Non ce la puoi fare. Sì, almeno non sono l'ultimo. Già verrò. Già c'è. Peso. Tutti hanno la credenza che Lollo Lacustre è il ragazzo che sta su Twitch un po' tutto chiuso, rachitico. Invece il bastardo, a parte che è alto, di brutto. E poi è bello, è massiccio Lollo. Se faceva calisthenics poi, cioè sti cazzi. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like così la prossima volta ci sfidiamo in una gara seria, per di tuffi in estate. Cliff diving. Cliff diving estremo, mi raccomando. Ciao belli.